Allora, buongiorno, sono appena reduce dalla trasmissione Agorà, condotta da Serena Bortone, nei confronti della quale non ho nulla da polemizzare più di tanto, nel senso che c'è sempre stato un rapporto cortese ed è una giornalista sicuramente dalla grande professionalità. Tuttavia abbiamo avuto un battibecco perché comunque il tempo a disposizione per parlare, discutere, riflettere è sempre troppo poco e la modalità di collegamento da casa non aiuta la chiarificazione dei problemi che vengono sottoposti nel corso delle interviste. In particolare dall'altra parte del campo, nel settore, diciamo così, della politica, c'era il senatore Toninelli, già ministro alle infrastrutture. E io vorrei comunque precisare qual è il pensiero che mi accompagna relativamente a un po' di fatti che sono stati affrontati nel decreto Conte, ma anche quelli che sono emersi dalla trasmissione Agorà. Allora, partiamo dalla battutina fatta di sottofondo da parte di Serena Bortone sul 25 aprile. Io non sono entrato e non intendo farlo perché comunque la circostanza sarebbe particolarmente seria e ci porterebbe via molto tempo. Non ho alcuna volontà di entrare nel merito del 25 aprile, la festa della liberazione, eccetera. Il tema però è un altro, è che se c'è una ordinanza figlia di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dice che non si può uscire di casa, penso che quelli di destra, quelli di sinistra, quelli alti, quelli bassi, tutti debbano attenervisi. Mentre è accaduto, non tutta la gente di sinistra, perché c'è anche gente di sinistra per bene, onesta, che rispetta le regole, ma i centri sociali, prevalentemente i centri sociali e quindi la sinistra estrema, con bandiere rosse, magliette rosse, canti e altro, abbiano infranto la regola del confinamento. E siano volutamente, in maniera arrogante, usciti di casa, mandando oltretutto in circuito sui social le rivendicazioni di questo atto d'imperio, di questa trasgressione. E io penso che questo sia insostenibile come atteggiamento, tant'è che ho chiesto conto insieme al mio partito al ministro degli interni, perché in queste manifestazioni di fatto che si sono celebrate si sono viste anche le forze dell'ordine che invece di applicare la legge si sono voltate dall'altra parte, quindi evidentemente qualcuno ha dato ordine di non intervenire. Questo qualcuno deve rispondere ai cittadini italiani, al Parlamento italiano e in modo particolare deve ristorare coloro i quali, persone per bene, hanno mantenuto le indicazioni del governo. Questa è una prima questione e io intendo che venga chiarita dal governo perché è figlia anche della seconda questione, quella legata alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, il quale per l'ennesima volta, in maniera a mio giudizio inaccettabile, ci viene a dire che dal 4 di maggio ci sarà una cosiddetta seconda fase, che non è una seconda fase, ma non è neanche una prima fase e mezzo, perché non accade niente di rilevante il 4 di maggio, di fatto saremo consegnati a una sorta di proiezione di questo confinamento. A meno che forse non si vada in giro con la bandiera rossa cantando canzoni care alla sinistra, nel qual caso probabilmente si avrà la fortuna di non essere sanzionati. Io penso che il criterio ispiratore di un governo serio dovrebbe essere molto semplicemente quello di dire le cose che si possono fare, non di enucleare le categorie che possono aprire, che possono lavorare e le categorie che non possono farlo. Perché penso che questo non sia corretto e dia l'idea proprio di un governo arrogante che detta gli ordini come un caporale in caserma, invece di dire, per esempio, che quello che accade davanti ai supermercati, anche io ho fatto spesso e volentieri la fila, ieri è stata una fila molto corposa perché il giorno prima era festa e quindi i negozi erano chiusi, quindi si è accumulata tanta gente e la fila si è fatta nel rispetto del distanziamento sociale con le mascherine, con i guanti monouso. Prima di entrare dentro al supermercato c'era il dispensatore di detergente
igienizzante, e quindi con queste modalità possono aprire anche i negozi al dettaglio. Non si capisce la ragione per la quale questo non possa accadere. C'è appunto troppa discrezionalità, e la discrezionalità è figlia di cose brutte. Insomma, io non vorrei esagerare, però non c'è soltanto la dittatura che si manifesta attraverso i carri armati, l'esercito, c'è anche una dittatura strisciante fatta di prepotenze, fatta di poteri che ci si arroga di incarnare anche non avendone titolo, perché la Costituzione italiana parla molto chiaro, e quindi io penso che ci possano essere delle modalità che consentano a tutte le categorie produttive, forse con eccezione soltanto per chi ha il contatto fisico effettivamente con la persona su cui si sarà costretti ad avere, diciamo così, un supplemento nell'assenza di alternative, ma gli altri possono aprire tutti, tutti coloro i quali rispondono a quei requisiti, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, la sanificazione, il distanziamento sociale. Paradossalmente, persino un ristorante, se fa entrare a suo discapito, perché non credo che gli convenga, insomma, soltanto 10 persone in tutta la giornata, potrebbe comunque aprire i battenti. Quindi sono le regole generali che vanno, secondo me, dettate, e non bisogna dire che cosa si può fare, chi può lavorare e chi non può lavorare. Tantomeno si può pretendere che la Chiesa non celebri messa. Io penso che non esistano nelle città italiane luoghi più ampi e spaziosi delle chiese, e penso che tutti noi, io sono credente, siamo anche abbastanza rattristati dalla diciamo, scarsa partecipazione, desolante partecipazione degli ultimi anni, quindi non c'è neanche questo problema del sovraffollamento. Comunque si può concordare con la comunità episcopale italiana una modalità, si possono fare più messe nel corso della domenica, e le chiese stesse, attraverso i parroci, saranno tenute a garantire il distanziamento sociale, la partecipazione alle messe attraverso le mascherine. Alcune modalità che sono state peraltro già applicate prima che ci fosse il confinamento, che io volutamente non chiamo lockdown perché sono italiano e me ne vanto, e quindi quella modalità si poteva reiterare anche adesso, o almeno a partire dal 4 maggio, mentre è stato annunciato in conferenza stampa dal capo del governo un esplicito divieto a celebrare messe, quindi ai fedeli a nutrire non solo il proprio corpo ma anche la propria anima, per chi ha fede, per chi crede. Quindi io penso che anche la norma sulla possibilità di andare a trovare i parenti sia pressoché ridicola, intanto perché non esistono più famiglie fatte da decine e decine di persone che possono convocare una sorta di riunione familiare tale da essere scambiata per un assembramento. Quindi anche lì ci vuole comunque buon senso. Se si va a trovare un parente che non si incontra da 50 giorni e che magari è anche una persona anziana, bisogna essere tolleranti, non bisogna avvantaggiare i furbi, bisogna dire le cose che si possono fare e poi farle rispettare da tutti, non avvantaggiare coloro i quali se ne fregano e magari convocano 20 persone dentro la casa di un amico. C'è anche il problema, comunque, che mi fa specie non sia stato affrontato da un governo presuntamente di sinistra, che è molto insensibile alle questioni di carattere sociale, cioè di coloro i quali non sono magari parenti tra loro, perché il decreto, per quello che ci risulta, perché qui stiamo sempre ai decreti che vengono emessi in diretta televisiva, in decreti assolutistici, perché sono decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, non passano per il Parlamento, raccontatelo in giro, poi non facciamo che i cittadini se la prendono con la politica. No, non se la devono prendere con la politica, se la devono prendere con il governo italiano, con il Partito Democratico e col Movimento 5 Stelle, se la devono prendere con Giuseppe Conte e con le sue stranezze assolute. Quindi ci sono coppie di fatto che non si possono incontrare, questo è un dato. Non mi riferisco soltanto ai poveri ragazzi che non hanno coppie di fatto, ma magari sono soltanto fidanzati e che stanno comunque soffrendo, come è normale e per certi aspetti anche legittimo che sia, visto lo stato di emergenza sanitaria a cui siamo sottoposti. Mi riferisco appunto a persone che non hanno legami, come dice Giuseppe Conte, di parentela. Forse alcune circostanze andrebbero a approfondire un pochino,
perché così come sono state messe le cose non funzionano. E poi c'è una totale trascuratezza in ordine a diversi settori. Si parla per esempio dell'attività sportiva limitatamente a quella che può fare la singola persona e anche qui non è che si dice ai titolari di impianti sportivi che in questi giorni hanno continuato a pagare la bolletta, il gas, l'affitto. Si tratta anche di, in quanto appunto sedi di attività sportive, locali particolarmente robusti, particolarmente dispendiosi da riscaldare e manutenere. Non c'è praticamente nulla che possa andare in sostegno di queste realtà. E non ci sono neanche delle indicazioni tali da poter dire, beh, se avete lo spazio necessario, potete appunto, rispettando il distanziamento sociale, rispettando tutto quello che c'è da rispettare, ricominciare delle attività per l'utenza. Non si parla minimamente della scuola, è una cosa agghiacciante, cioè, sulla scuola si dice soltanto che riprenderà a settembre. Siamo ormai a ridosso del mese di maggio. Tra un mese, teoricamente, il calendario scolastico va in esaurimento, si chiude solitamente i primi di giugno. Ci vuole un tempo dato per organizzare le cose, anche per organizzarle per il mese di settembre. Le province, per esempio, hanno 7.400 edifici scolastici, oltre a essere state defraudate di ogni potere, e quindi sarà molto difficile rimetterle nelle condizioni di esercitare la propria responsabilità sugli edifici scolastici, ma comunque dovranno adeguare le aule, ci dovranno essere dei meccanismi diversi, dovranno essere fatte delle ristrutturazioni corpose, massicce, magari a questo potesse essere utile il Covid-19, tra tutte le nefandezze che ci ha portato, qualche buona notizia in ordine all'edilizia scolastica, non si sa nulla. Non si sa neanche come possano fare le famiglie a mantenere i propri figli in casa, riaprendo alcune attività, perché non è chiaro nulla da questo punto di vista, tranne il bonus sul, come si dice in italiano, babysitting, non mi viene, quindi fate finta che lo abbia pronunciato in italiano. Io penso che ci sia molta approssimazione, non solo non si dice, non si consiglia una strada alle famiglie italiane per poter coniugare il lavoro a domicilio con i figli o comunque per poter coniugare la riapertura delle attività con la politica familiare, ma non si dice nulla sulle scuole pubbliche, sulle scuole pubbliche paritarie, sulle scuole private e sulle scuole che sono asil nido in modo prevalente, che rischiano di essere spazzate via letteralmente dalla faccia dell'economia italiana, perché sono anche dei soggetti economici, a beffa della Costituzione che invece prevede la libertà di scelta del modello educativo da parte delle famiglie. E comunque ricordo che soprattutto per alcune fasce d'età, 0-6 anni, lo Stato non è nelle condizioni di offrire un'alternativa e quindi se non soccorre in maniera più che tempestiva gli istituti che comunque offrono questo servizio, rischia di creare un grande e gigantesco, invalicabile problema. In particolare alle donne, perché immagino che prevalentemente tra i due genitori la mamma sia quella più penalizzata, che non potranno più lavorare. Quindi da settembre, se non verranno soccorsi coloro i quali gestiscono asili nido e scuole, diciamo così, fino a 6 anni, e non solo, perché insomma, diciamo, in questa categoria compaiono anche ludoteche e altri servizi, ecco, questi servizi non potranno essere erogati dallo Stato, il privato non è stato soccorso. Perché in questa fase non si è proprio parlato, l'abbiamo fatto soltanto noi come Fratelli d'Italia di queste categorie e quindi ci troveremo in buona sostanza a riprendere le attività a settembre come se fossimo proiettati nel 1600. Penso che sia assolutamente deleterio. Una notizia prima di salutarci e concludere questo breve collegamento. La notizia è quella sulle mascherine. Finalmente è arrivata questa decisione. È una decisione però che non possiamo non sottolineare il fatto che, come altre, è stata tardiva, perché essendo persone abbastanza concrete, pragmatiche, dotate comunque di materia cerebrale nella misura necessaria per rappresentare il popolo italiano, nelle istituzioni repubblicane, avevamo
queste misure posto sul tavolo del governo e della maggioranza decine di giorni fa. Quella di cui volevo parlarvi oggi è il prezzo bloccato, poi vedremo a quale cifra e per quali categorie di mascherine, delle mascherine stesse. Il Presidente del Consiglio ha comunicato in diretta televisiva che costeranno quelle cosiddette chirurgiche, cioè con la minore possibilità di filtraggio da batteri e virus, a 0,50 euro. Al di là del prezzo, che non so in base a quale criterio sia stato fissato, comunque certamente sarebbe stato utile fare un'operazione simile prima che si impennassero i prezzi e prima che accadesse di tutto, di più, fino al mercato nero delle mascherine e soprattutto prima che facessimo ammalare medici e infermieri. Ricordo che purtroppo hanno perso la vita oltre 200 tra questi operatori sanitari in questo periodo e lo hanno fatto per generosità, per spirito di sacrificio e per essere fedeli alla propria missione e alla propria professione. Le mascherine verranno, dice sempre il Presidente del Consiglio, private dell'IVA. Ecco, anche questa proposta noi l'abbiamo presentata come Fratelli d'Italia, non è che ci mettiamo qui a fare la gara, attenzione, non vorrei essere equivocato, però scoccia un po' il fatto che si arrivi sempre in ritardo, perché uno dei problemi era sicuramente il peso dell'IVA sulle mascherine che facevano lievitare il prezzo, ma che creavano anche delle lungaggini burocratiche nelle dogane. Quindi noi abbiamo tentato di accorciare la filiera delle autorizzazioni anche attraverso l'abolizione dell'IVA, abbiamo proposto non solo a voce, ma anche per scritto, attraverso proposte di emendamento ai decreti, questa misura. E Conte ce l'ha rimandata indietro quando l'abbiamo rappresentata ai tavoli con lui e con la maggioranza e c'è stata poi definitivamente bocciata anche nell'ultimo decreto in Parlamento. Quindi con da un lato felicità accogliamo la notizia che queste due nostre proposte sono state accolte, dall'altro siamo invece rammaricati perché abbiamo perso un sacco di tempo e abbiamo, perdendo tempo, fatto anche parecchi danni. Quindi, in buona sostanza, noi ci saremmo sicuramente attesi qualcosa di più anche sul piano della riapertura delle attività produttive, anche sul piano della immissione di liquidità. C'è un decreto che sta per essere approvato dal Parlamento, discusso e approvato dal Parlamento. Però vorrei anche qui ricordare che la Francia e la Germania danno rimborsi, contributi a fondo perduto, ma perché è normale che debba essere così? Soltanto in Italia si costringono le imprese ad andare a indebitarsi ulteriormente, come se avessero scelto loro di stare chiusi per 40-50 giorni. Non hanno scelto le nostre imprese di chiudere, è lo Stato che le ha costrette alla chiusura e quindi è lo Stato che ha procurato un danno ed è lo Stato che deve riparare questo danno. Non devono essere costrette ad andare in banca nuovamente a presentare documenti, a fare richieste, a chiedere prestiti. E paradossalmente, oltretutto, prestiti che vengono da un lato garantiti dallo Stato, perché è lo Stato che questa è l'unica cosa che fa, che garantisce questi prestiti, ma pur sotto la garanzia dello Stato, le banche chiedono gli interessi di mercato su questi prestiti e lo Stato, questa volta, chiede di rientrare di questi prestiti entro 6 anni, che è un tempo ridicolo, perché posto che tu, Stato, non dai contributi a fondo perduto, se costringi le imprese a indebitarsi per tua colpa, perché non sei stato capace a prevenire l'epidemia, beh, come minimo proietti la restituzione del prestito a 30 anni, cioè dai la possibilità di ammortizzare i 2 o 3 anni di buco economico, in particolare il primo sarà devastante, con un tempo congruo. Quindi anche da questo punto di vista non ci siamo, perché siamo governati da soggetti che stanno con la testa tra le nuvole, che arrivano sempre in ritardo e che anche quando copiano dimostrano di non saperlo fare. Arrivederci.